questa è la configurazione in cui prendo eventualmente tutti e due i piedi che sono esattamente congiunti. Poi, se voglio che tu utilizzi prenda le mie spalle, faccio esattamente questo. Apro. Okay. Quindi tu magari all'inizio provi a aprirmi. Sì. Poi. Ti apro puntandomi con sì, i piedi? Sì. Troppo in tensione, diciamo le spalle, gli avambracci, metti meno tensione. Allora la parte, se tu prendi diciamo il mio polso, c'è una grandissima forza e quindi rischi di far male. Se prendi diciamo il gomito, comunque le spalle, lo sforzo che è molto minore, io sento molto di meno. Posso anche stare in questa posizione, guarda, così. E tu mi puoi prendere molto leggermente. Respira con me. La tornazione della testa. Perché qua? Io qui posso fare un massaggio fasciale della Madonna. Sensazione troppo tirata. Devi stare attenta che mi strozzi. Ok, okay, quindi il, se mi prendi diciamo sopra, più sopra, okay, sull'Atlante, sì, è più facile che io non abbia problemi di respirazione. Qua? Sì. Sono sì, giusta? Sì, ti do sì, fastidio sì, che chiudo l'orecchio? No, no, no. Fammi, provo, non so, guarda, non so cosa sto facendo, però avvisami se ti do fastidio sul corpo. Oppure se faccio così, ma dove riesci a fare se non ti do fastidio? Le punte delle dita così più aperte. Ok, così? Sì. Ottimo, allora se riusciamo a fare questo tipo di discorso anche dall'altro lato. Sì. Allora prima provavo a farti così che facevo le frecce. Prima te. Vediamo se riesco. Così ti dà fastidio? No. Faccio troppo presa sulla testa? No. E la respirazione deve essere maggiormente sincronica con la mia, eh? Ok. Faccio aperto.
devi stare sopra, se vuoi spingere di qua. Da sopra devi spingere. Ok, tiravo con i piedi. No, puoi prendere qui e stringere. Con la mano puoi prendermi qua. Quindi. Ok. Puoi spingere. Così? Sì. Massaggio senza toccare tecnicamente, perché la persona sta sempre in contatto con il tessuto. Ti becco. Vai, vai, vai. Fammi di quel ventano, aspetta, eh. Allora, questo è troppo scomodo per la mia testa. Devi metterci la campana sotto la testa. Metti la campana sotto la testa. Oh. Vediamo se io non ce la faccio ad agganciarti. Sì, agganciami. Vai. Ok. Da qua potrei provare a fare anche quello, però non so come viene visto da fuori, è pornograficissimo. Io chiamo l'elefante, da dietro. Se tu dai le mani forse facciamo qualcosa. Proviamo, vai. Funziona? Cioè non ho la più pallida idea di cosa sto facendo. Diciamo, stiamo facendo la marca del tabollo della posta. Sì. No? Aspetta. No, perché stavo cercando un contatto. Se stai cercando il contatto della tua spina dorsale con la mia spina dorsale. Dove scendere di più? Ci siamo quasi, ci siamo quasi. Il problema è che se devi cercare un movimento armonico sino a girare. A destra e a sinistra, tipo questo. Io faccio questo. Tipo questo qui. Ok, prova. Tipo questa cosa qui. Prova, fermo, che vediamo. Ci sei? Sono sulla tua schiena. Sì. Questo, se fosse fatto molto più armonioso, sarebbe piacevole. Così come. Aspetta. L'armonia la devo trovare, perché io devo trovare il movimento, l'ho spezzato tutto. No, da che parte lo posso fare? Dall'altra parte, gira di. Riesco come ti gestisco con le gambe. Con le gambe, incrocio le mie gambe.
con le gambe, incrocio le tue gambe, così. Così io sono completamente nelle tue braccia, nel senso che io posso essere mosso a destra e a sinistra, okay. Avanti e indietro. Con le mani? Ti può fare tutto con me. Ma non ti faccio male alle spalle? No. Aspetta, devo trovare una... L'idea è di mobilizzare questa zona, ma non riesco a mettermi in una posizione che possa la palla. Funzionare, sono troppo sotto. Cioè, se faccio una cosa del genere a un uomo, ce ne ho qui 2000. È meglio che il giorno dopo a 2000 pazienti che si vogliono fare questa cosa a tutti. Tanto c'è il tessuto in mezzo, ci abbiamo il preservativo.